Ben ritrovati con il terzo appuntamento stagionale di Supergol. Abbiamo tante cose da dirci, dal mercato che ha chiuso i battenti pochi minuti fa, un'ora fa, alle 20, e il Teramo ha registrato l'ingaggio di due attaccanti giovani, dei quali ovviamente parleremo, al buon pari di Bari di ieri, direi ottimo pari di Bari di ieri, perché se è vero che il Teramo ha creato l'occasione da rete, ne ha subite di più, insomma, non possiamo dimenticare che eravamo di fronte alla squadra da tutti additata come la più forte del campionato, che per intenderci nella giornata odierna, come non bastassero Antenucci e gli altri, ha acquistato Citro negli ultimi 5 anni in Serie B con Trapani e Frosinone, e Montalto, 31 anni, attaccante. Quindi c'è anche Antenucci, stiamo parlando di una società che quest'anno credo abbia investito non so quante volte in più del Teramo. Quindi il pareggio è un pareggio d'oro che dà morale, che sicuramente aiuta tutti in città e sicuramente all'interno della squadra. E forse ha anche confermato, ammesso che ce ne fosse bisogno, che probabilmente quest'anno il Teramo ha azzeccato l'allenatore per questa piazza. Io non so quante cose buone farà nella sua carriera Massimo Paci, ma sicuramente l'approccio con la città, i primi risultati positivi, la sua modestia, insomma, sono tutti elementi che concorrono favorevolmente verso il nuovo allenatore del Teramo. Parleremo ovviamente anche d'altro, anche di qualcosa che nel post gara di ieri, nelle interviste via Zoom che sono state sulla piattaforma Zoom che sono state prodotte, ci sono degli elementi carini da un lato, meno dall'altro, e anche di questo parleremo con gli ospiti, ovviamente, che non sono più ospiti, sono tutti padroni di casa qui a Supergol. Saluto sempre, primo fra tutti, Tonino Valbruni. Buonasera, che ringrazio buonasera a tutti, ovviamente, per le lezioni di calcio che mi dà prima della messa in onda della trasmissione, cose delle quali bisogna tener conto. Alfredo Napolitani, buonasera. E Dodo Di Sabatino Martina, buonasera alla mia a tutti. Destra, buonasera a voi, che piacere ritrovarvi. Allora, da dove cominciamo? La logica imporrebbe di iniziare da Bari, no? Perché il Teramo ha conseguito 4 punti nelle prime 2 giornate di campionato, sfido chiunque a dire che così sarebbe andato, ben oltre le più rosee aspettative. Ma sicuramente noi abbiamo incontrato 2 squadre che sono partite con obiettivi da primato. Noi siamo partiti per un campionato dove dovevamo liberarci di diversi contratti, per cui dobbiamo essere contenti di questi risultati. Io l'unica cosa che posso dire è che forse, a mio giudizio, in base alla mia esperienza, forse diamo troppa importanza, ma importanza dovuta alla pressione che possiamo dare a questa squadra, quando abbiamo abbiamo ottenuto un grosso risultato che è importante. Però nello stesso tempo non dobbiamo pensare che noi siamo già arrivati, ma mantenere quell'umiltà. Fortunatamente il tecnico penso che ha individuato questa situazione e mantiene tutti sulla calma per cercare eventualmente di ottenere sempre il massimo da questa squadra. Io dico che noi oggi come oggi, con questa umiltà, possiamo fare un grosso campionato. Però ripeto, non bisogna mai illudersi, bisogna cercare sempre di stare sul pezzo, bisogna cercare sempre di essere una squadra modesta per cercare eventualmente di incontrare. Io mi sono trovato in diverse situazioni durante i miei campionati di aver vinto addirittura in un anno 3 partite di fila. Si parlava che noi facessimo un campionato strepitoso, non dico adesso per portare sfortuna al Teramo, ma poi abbiamo perso 6-7 partite di fila, per cui io penso il calcio è questo, calcio è questo. Bisogna cercare di dire sì a questi ragazzi di migliorarsi, però nello stesso tempo di conservare quell'umiltà che oggi il tecnico rispetta molto sulle sue interviste, e cercare di affrontare gara dopo gara, anche perché, di questo sicuramente ne parleremo, gli acquisti che sono stati fatti nell'ultimo oro sono 2 giovani che possono eventualmente
entrare in un ambiente dove c'è un buon gruppo, dove l'unica cosa è che bisogna cercare di tenere anche i nostri gioielli, Birlingea e Pinsauti, che sono nostri, di proprietà nostra, di tenerli anche in considerazione. Questa è una cosa importante. Vi dico che Birlingea era in procinto di essere ceduto, probabilmente in prestito, non so, a Limolese. L'operazione non è stata portata a termine perché Limolese non ha fatto in tempo a consegnare i documenti, quindi la scelta era stata presumibilmente fatta, magari a Imola avrebbe avuto sulla carta, dico, poi più possibilità di maturare che a Teramo con i nuovi arrivi. Ci tengo a dire che dei due, il primo Bunino ha 24 anni, quindi relativamente giovane, l'altro è effettivamente giovane, Gerbi, che viene dalla Samp, ma di questo parleremo dopo, perché Tonino ha posto l'accento su due aspetti, lo chiedo ad Alfredo Napolitani. Da un lato sì, felici dei risultati sicuramente, però attenzione, restiamo con i piedi in terra. E da questa angolazione io sono relativamente tranquillo, perché ho l'impressione che il gruppo sia governato come meglio non si potrebbe da un allenatore modesto che difficilmente farà voli pindarici. Dico che il merito di questo allenatore è di aver riportato tutti, ma dico tutti, alla realtà Teramo Calcio. Una realtà che l'anno scorso non era la nostra, tant'è che il campo sta dando i suoi risultati, perché si era, adesso non è perché voglio fare polemiche, ci eravamo snaturati, volevamo fare il Bari della situazione, volevamo fare gli americani a Teramo lo scorso anno e avevamo dimenticato le nostre caratteristiche, che era della squadra di Malavolta, della squadra di De Berardis, la squadra di Campitelli. La prima cosa, la caratteristica che ha portato i risultati era la grinta, e il sangue in senso metaforico in campo. L'anno scorso avevamo tutte prime donne, è vero che adesso ci sono ancora alcune prime donne in campo, e quindi che sono qualcuno, secondo me, ahimè, rimasto nella rosa del Teramo, poi casomai ne potremmo parlare sulla professionalità di alcuni giocatori. Però questa, diciamo, sterzata da parte del presidente, che aveva disorientato noi, probabilmente ha disorientato anche la squadra, la rosa intera, e l'ha quasi risvegliata, grazie poi all'arrivo di Paci, che praticamente da allenatore sta ripetendo le gesta che lui da calciatore era un grintoso, era una persona che non si arrendeva mai. Oltre 370, e quindi, 80 partite fra e B. Esatto, e quindi siamo tornati il Teramo, e anche tra i tifosi, nonostante qualche bisticcio sui social o quando ci si incontra per strada, però tutti quanti, diciamo, in dialetto a Teramo si sta marcalata dalla pianta, siamo tornati teramani, ma non per sminuirci, perché noi da teramani avevamo vinto il campionato con Campitelli, che poi ha fatto il viaggio della speranza, ma da teramani l'avevamo vinto, così non era il nostro campionato, e ahimè ti tirerei di più in questa stagione, sì, e ahimè poi casomai ne parleremo, tirerei le orecchie ancora a chi avrebbe dovuto avere la grossa esperienza in questa società, e ahimè purtroppo non l'ha messa in campo, che è il signor Andrea Iaconi, del quale adesso, visto che abbiamo ha chiuso praticamente da un'ora, il mercato è chiuso, io, siccome credo alle promesse e quindi credo anche alle non smentite, credo che domattina darà una conferenza stampa e ci libererà della sua posizione in società, che ha detto che va via, di danni ne ha fatti tanti, che mi sono stato zitto perché io aspettavo il calcio mercato, tra i vari danni che ha fatto, insomma, non me ne voglia Mungo, al quale dico che a Teramo non si sta in vacanza, perché ho scritto che non c'è né la montagna né il mare, è vero che siamo a Roseto. Io dico una cosa, che se uno è un professionista, il professionista, qualsiasi giocatore, se vuole andare via va, a prescindere dalle pretese che la società di appartenenza eventualmente voglia avere. Siamo rimasti, caro Mungo, spero che adesso ci diamo da fare, perché questa volta non avrai solo gli avversari additi delle parole, ma avrai il sottoscritto e tanti altri dietro di te, soprattutto in banchina, a dirtene quattro. Dodo Di Sabatino, su quello che hanno messo, insomma, già sul braciere sia Tonino che Alfredo. Allora, io giudico innanzitutto
estremamente positiva la prova di Bari, ma questa è una, come dire, una tautologia, perché è chiaro che prendere un punto a Bari non era cosa scontata, non lo era prenderlo in quel modo, anche soffrendo, a testimonianza che sicuramente c'è stata un'inversione di rotta rispetto al passato, e questo, come diceva giustamente sia Tonino che Alfredo, è sotto gli occhi di tutti. Questa è una squadra con dei limiti probabilmente adesso in termini di rosa, e forse abbiamo meno nomi, ma questo non mi spaventa. Il fatto che stiano arrivando anche dei giovani, io la vedo una cosa molto positiva, perché poi insomma credo che ci sia necessità di gente che abbia voglia di emergere, che abbia fame, e non credo molto nei nomi altisonanti, anche perché insomma non ricordo che quando ci sono state campagne faraoniche o comunque quando c'è stato un atteggiamento di grande presunzione, poi difficilmente poi il campo dà ragione all'arroganza e alla prosopopea. Cioè le partite si vincono sul campo, non si vincono sulla base dei nomi che si schierano, e quindi io credo che ci siano le giuste alchimie per poter mettere insieme un mix di esperienza e di gioventù. Non mi è dispiaciuto anche ieri insomma la coppia centrale, a parte qualche errore di confidenza di Diakité, ma nella dimostrazione del fatto che probabilmente c'è finalmente una quadra complessiva. L'allenatore, sono d'accordo con voi, è una persona molto molto pacata, umile e soprattutto sobria, e questi sono gli elementi che poi conducono a risultati. Nella vita nulla si può ottenere se non con il sacrificio, il sudore, l'impegno. E da quindi credo ci sia. Siamo tutti contenti di Paci. Sì, sì, assolutamente. E credo ci siano le giuste condizioni per fare bene, anche perché le pretese dell'anno scorso sono ormai, come diceva Alfredo, frutto di un'estate non da teramani. Non era un'estate da teramani. La vogliamo classificare come una parentesi e basta? Sì, vabbè, era un'estate non da teramani, era un'estate figlia di uno stato di ebbrezza collettivo, chiamiamolo okay. Così. E adesso siamo tornati ad essere più concreti, e secondo me con questa squadra io credo che ci toglieremo tante soddisfazioni, anche perché ritengo che non ci siano, al di là di due o tre squadre, che ovviamente tra le quali il Bari farà un campionato a sé, perché insomma sì. I nomi che hai citato non sono nomi della categoria, sono nomi di Serie B, di Serie A in alcuni casi, ma al di là di queste grandi squadre io credo che noi faremo la nostra porca figura, come si dice in gergo, perché c'è una formazione che darà battaglia, e non ritengo che siamo destinati a soffrire quest'anno. Lo dico, ovviamente i telespettatori faranno gli scongiuri, sì. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, si evince che questa è una squadra che darà del filo a torcere a tutti. Allora Tonino, volevo chiederti una valutazione prima di andare in pubblicità, che esula dal calcio giocato, ma mica tanto. Nel post gara di ieri, sul quale poi torneremo per un aspetto meno gradevole, c'è stato un aspetto più che gradevole, quando Bombaggi ha detto ad una collega, ad Ania Cantagalli, di aver ricevuto in omaggio un libro dal suo allenatore. Bellissimo. Che è una cosa particolare, no? Poi abbiamo saputo anche da Paci che libro era. Ma tu, da uomo di calcio, no? Da uomo che avrà conosciuto chissà quanti spogliatoi e quante partite, che cosa ci leggi dietro questo gesto che non è usuale nel mondo del calcio? Sicuramente, tant'è che Bombaggi mi ha detto che era la prima volta che gli succedeva. No, sicuramente non è casuale il fatto. Di conseguenza il tecnico ha voluto dare questo libro, che io ho già dato in precedenza, lui mi ha copiato. Tu l'hai fatto? L'ho fatto con Orte, potete chiederglielo. Quindi si dà questo libro per far cercare di far capire al giocatore che ha delle qualità, sì, importanti. Quello era lui, il senso ha delle qualità importanti. Perché l'ha dato a Bombaggi? Perché Bombaggi può essere il giocatore simbolo attualmente del Teramo. Innanzitutto ha dichiarato che lui preferiva rimanere a Teramo, e questo è già una cosa importante. Di conseguenza il piccolo ruffianismo dell'allenatore, che ho fatto pure io, non è che l'ha fatto solo Paci, ci arruffianiamo a un giocatore, al giocatore che può essere il giocatore simbolo, che può essere determinante in quel campionato. Questo giocatore, tornando alle spogliatoie, capisce il gesto,
si lega al tecnico e fa legare tutto il contorno della squadra al tecnico. È un bel gesto, infatti è stato un episodio che non è passato sicuramente inosservato neanche a voi che avete seguito le interviste di ieri, ma di fronte al quale la nostra riflessione accresce quelle che sempre, secondo noi, sono le qualità del mister. Sì, sì. Cioè il mister ha fatto gruppo, come doveva, con i suoi, anche in un momento che non è ancora facile, perché ci sono ancora delle diatribe tra i giocatori, i tesserati, la società, gli stipendi e quant'altro. È stato molto bravo. Lì adesso bisogna avere le capacità, e di questo l'aveva già detto Alfredo, che tante volte la mela marcia va tolta, per qualsiasi motivo. Se tutti sinceramente quanti... guardate, io non mi fate fare no, quello che non vorrei, che è Mungo, è io non mi sembra che ce ne siano di mele marce quest'anno in questa rosa, anch'io proprio non mi sembra. Però se tu vai a rivedere le immagini, io le ho riviste minimo 10 volte, si è visto che in quel momento che si rientrava di spogliatoio lui era isolato dal gruppo. Vabbè, magari è un fatto casuale, no, un giocatore che bisogna ragazzi, saperlo, però ecco, consentitemi, dicevo la verità, è lui isolato dall'anno scorso, se non era per Crispini della Casertana, il portiere della Casertana che gli ha regalato quel gol, che poi l'ha regalato lui quel gol dalla linea, non c'eravamo accorti di Mungo a terra, ma cioè, diciamo la verità, la presenza sì, di Mungo, mo non me ne voglia, ma insomma sì, avrà un curriculum, ma a terra ecco, no. Bravo. Siccome Mungo non credo che debba dimostrare, lo deve dimostrare professionalmente. No. Mungo lo deve dimostrare, scusa, perché guadagna una barca di soldi. Non ho finito. Deve volevo dimostrare dire, tanto. Non è che Mungo debba dimostrare ai teramani che tipo di calciatore è, virgola. No, fermo restando che deve rendere ovviamente molto di più. Ma sai come mi comporterei? Però mettetevi per un attimo, io nella mia vita ho imparato poche cose. Una sì, una veramente l'ho imparata. Prima di esprimere un giudizio, prima di andare a valutare l'operato di chi che sia, provo a mettermi per una volta dall'altra parte. Allora io in questo momento mi metto dalla parte di Mungo, che non si sente, forse giustamente, inferiore a nessuno tra tutti coloro che scendono in campo e che va in panchina. Oggi è una riserva. Guardate ragazzi, che facile non è. Ma sai che adesso il tecnico deve essere bravo che a recuperarlo. Il giocatore attualmente dove lui deve stare più vicino è Mungo. Io da tecnico la partita dopo sarebbe quella di Monopoli, Mungo titolare. Ecco dove sta le capacità del tecnico nel recuperare, perché lui attualmente si sente come? Io ho vinto un campionato di Serie C. Non basta un libro, insomma. No. Io ho vinto un campionato di Serie C. Ad un certo momento. No, ho cambiato di C, ho fatto il titolare in ho B. Ho fatto il titolare in B. Oggi come oggi mi sentivo apprezzato da Braglia e non mi sento apprezzato. Vai da Braglia. Mister, allora questa squadra c'ha una caratteristica. Corsa e grinta. Adesso lui ha fatto la scelta di stare a terra, sì, però, dimostrarsi di avere la corsa e la grinta, se no significa che hai ragione, però così si parla, diciamo, da tifoso. Possiamo fare ancora un mondo. Lui è un tifoso. Sì, lui è un tifoso. Sì, però io da tecnico devo recuperare un giocatore che è un patrimonio è della giusto, società. È giusto. Io ho un contratto con Mungo di 2 anni, non è che ancora ho ancora un contratto in scadenza, di adesso. Certo. Quindi di conseguenza devo provare a recuperarlo in tutti i modi. Ho provato a darlo a qualche società, le società si sono tirate indietro perché ha un ingaggio importante. Adesso io dico una cosa. Vogliamo recuperarlo un giocatore importante per la categoria. Sì, se poi sono lui d'accordo. Vediamo che non riusciamo a recuperarlo, eventualmente a gennaio lo prestiamo andrà a qualche via. Squadra. Ok. Sono assolutamente d'accordo col mister. Voglio ascoltare Dodo perché Alfredo è stato chiarissimo, poi andiamo in pubblicità. Ma su Mungo? Su Mungo. Ma su Mungo io credo che tutto sommato è chiaro che se fosse stato possibile Mungo andava via, Sì, sì, ma quindi adesso tu ti ritrovi un giocatore che il Teramo ha provato a cedere senza riuscirci, e il lavoro del mister, come diceva Valbruni, deve tendere a recuperare questo. Condivido. Che rimane un capitale della società. Condivido la lettura e comprendo che Alfredo sia particolarmente risentito. È un tifoso, certo. Come è normale che sia, ma certo. Lo sono anch'io in parte, non è che
Anche perché io ricordo onestamente una partita memorabile che era quella con la Casertana, poi, grazie al portiere Crespini, poi difficilmente ricordo altro di Mungo onestamente, però io mi ricordo pure che quando sono andato a vedere la partita a Vibo Valentia, in una delle scorribande dell'anno scorso, perché noi siamo andati pure a Vibo Valentia, sì, anche lì, sì, a vedere il Rende, insomma, che non era un bellissimo spettacolo, dove noi riuscimmo a pareggiare con un retropassaggio corto di Arrigoni e il pallonetto, sì, della domenica di Rossetti, e ricordo che uno steward calabrese mi disse: voi avete un giocatore talentuoso, straordinario, che a Cosenza ci ha fatto impazzire, ed è Mimmo Mungo. E gli dissi: ma veramente noi qua ancora non ce ne siamo accorti. Ovviamente con la mia candida ilarità gli dissi che insomma speravo di poterlo apprezzare anch'io, e lui mi rispose: guardate che questo è un talento, a Cosenza ha fatto lo stravedere. Ora, i giocatori non sono dei robot, sono delle persone. Evidentemente in quel marasma dell'anno scorso, in quello stato di ebbrezza collettiva, Mungo si è perso, si è ubriacato più di altri probabilmente, ma io credo che, essendo voluto restare a Teramo perché non ha accettato verosimilmente una diminuzione di ingaggio, ma non mi stupisco e non mi scandalizzo di questo, perché ricordiamo poi a noi stessi che questi calciatori vivono del loro stipendio, per cui voglio dire, è normale che uno si possa non voler ridurre lo stipendio. Che non si sono fatti. È altrettanto normale, sì, beh, qualcuno forse ha sbagliato a farglieli, soprattutto nei contratti nella durata. È altrettanto normale però che, siccome giustamente uno viene pagato per prestare un servizio e per erogare una prestazione, questi giocatori poi la prestazione la diano, soprattutto se hanno gli stipendi forse più importanti di tutta la rosa. Quindi a Mungo, al quale va la mia simpatia, perché insomma ha una capigliatura anche particolarmente fluente, simile a quella di Alfredo, quindi Alfredo può parlargli in maniera, come dire, almeno su questo in maniera analoga, ammungo, dico con affetto, che insomma adesso è il caso di farci impazzire come ha fatto a Cosenza. E io, prima di dare la linea alla pubblicità, avendo ascoltato, come sempre faccio e sempre con piacere, le vostre considerazioni, riprendo quella di Valbruni, perché io in questo momento avrei detto le stesse cose che Valbruni ha pensato di fare, magari a Monopoli o subito dopo, no, e cioè il mister darà a Mungo la sua chance e Mungo non la fallirà, io ne sono sicuro, perché siamo di fronte ad un giocatore vero, farei la stessa cosa. No, ma ti rubo 30 secondi, io da tecnico sono abituato il martedì a frequentare lo spogliatoio, sì. Di conseguenza attualmente ho un corpo estraneo che è Mungo, sì. Secondo me è un corpo estraneo. Io in quel momento devo essere talmente bravo che quei 10 minuti che ha giocato Mungo sono stati più importanti di tanti che hanno gli giocato. Gli devo dare il risalto. Gli devo dare quella possibilità, che è l'ultima chance che gli do, perché prima di bruciarlo definitivamente, un giocatore che ci invidiano diverse, certo, come ha detto Dodo, ci invidiano diverse, devo cercare di recuperare, lì sta la bravura del tecnico. Ma io credo che il problema, Tonino, sorga oggi, fra virgolette problema, nel senso che non è stato, sì, ceduto, non è stato ceduto, bravo, c'era la convinzione probabilmente di riuscire a cederlo. È normale. E in questa ottica credo che abbia lavorato anche Paci. Prima o poi questo calciatore lo perderò per altri lidi, imposto una squadra sapendo di non averlo. Anche adesso perché, ce l'ha. Anche perché Paci ha sempre detto che l'auspicio suo è che finisse il calciomercato senza per avere una rosa definitiva. Senza ulteriori cessioni. Lui lo ha detto in maniera... Una cosa veloce, no? Sì, no, perché siamo tutti in ritardo, non per altro. Tutti ce la invidiano, tutti ce la invidiano. Questo è come... Non si offenda Mungo, però insomma, è come una donna di facili costumi, no? Tutti la guardano, tutti ci passano la notte, ma non se la sposa nessuno, nel senso che è rimasta a terra, va bene. Va bene. Allora, questa è la chiave di lettura di Alfredo Napolitani. Sono tutte rispettabili, tutte rispettabili. Ma si dovrà ricredere, si dovrà ricredere. Più o meno condividiamo, ma io sarei contento, magari domenica fa 3 gol a Monopoli, sono contentissimo. Allora, primo impegno commerciale con 7 minuti di ritardo.
App Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio, bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapack, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campri. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosa e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza. Ringrazio ovviamente tutti i tifosi del Teramo che seguono Supergol, che scrivono, sono già tanti i messaggi, forse c'è ancora un po' di spazio per acquisirne altri, quindi potete continuare ancora a scrivere. Nella prossima tornata lo spazio sarà vostro. Abbiamo parlato di quel che è stato ieri, della nostra analisi legata all'attuale rosa. Non abbiamo parlato di questi due ragazzi che arrivano a Teramo. Uno giovane, si chiama Eric Gerbi, 20 anni, viene dalla primavera della Sampdoria, era alla primavera della Juventus che lo aveva acquistato dal Vercelli in C, dove a 18 anni aveva giocato oltre 20 partite con 3 reti. Potenzialmente, dicono i pochi che ho avuto la possibilità di sentire e che lo conoscono, che è un ragazzo di buone qualità. Ho speso più intrecci invece per Cristian Bonino, perché il nome di Bonino era uscito stamane in città, lo abbiamo scritto su Econews già dalle prime ore di questa mattina, possibile l'ingaggio di Bonino. Bonino ha una storia calcistica decisamente più importante di Gerbi. Intanto ha 4 anni in più, ha fatto un esordio a Pescara in B con 13 presenze, mi sembra di ricordare, ed un gol, e alla prima esperienza in C con la Juventus Under 23 ha fatto anche molto bene con 9 reti in un campionato da titolare. Dove è andato meno bene è stato lo scorso anno, fra Padova e Viterbo, 13 partite, 2 gol, è un po' la storia del Cianci Teramano per intenderci. Poi a Viterbo il Covid, 9 partite, 10 partite, non è andato a rete, è tornato a Pescara, però lo voleva il Monopoli. C'è stata la forte concorrenza del Monopoli di Scienza, che non credo sia
l'ultimo degli allenatori di questo campionato. E il ragazzo ha scelto Teramo, già questo è positivo, anche se esordirà proprio a Monopoli domenica prossima. Ecco, c'è un segnale positivo in questi arrivi, ragazzi? C'è un segnale positivo, che è quello di uno Iachini che per la prima volta in silenzio ha messo dentro quello che serviva come il pane, cioè diciamoci, attaccante o due addirittura, servivano davvero a questa rosa. Io ho letto questi interventi, li valuteremo tecnicamente nel tempo, ma come sicuramente fatti da un presidente che alla fine proprio non ce l'ha fatta di fare, fra virgolette, il menefreghista, cioè metto dentro dei rinforzi dove servono. Li hai descritti, diciamo, molto bene, diciamo, che sono due giovani, quindi vanno sicuramente aiutati. Per il primo, Bonino, diciamo, ha avuto un percorso abbastanza importante, perché fu preso a suo tempo dalla Juventus prima squadra, è stato valutato ed è stato dato in prestito per diverse volte a varie società. Il Padova è stato dato all'Alessandria, ultimamente è stata data, diciamo, alla Viterbese, per poi riprenderlo prima, quando fece il campionato con la Juventus Under 23, dove ha fatto 33 partite e ha fatto 9 gol. Ed è stato ripreso, diciamo, dalla Juventus per rivalutarlo, dopo averlo rivalutato con questo campionato. Oggi è del Pescara, però, ragazzo, sì, la Juventus dopo l'ha dato, diciamo, al Pescara. È un ragazzo che sicuramente dà le sembianze di un Immobile a livello fisico. Così lo descrivono, così, come caratteristiche, diciamo, proprio classico contropiedista, molto rapido, molto bravo, sì, tecnicamente. Posso anche dirvi che Sebastiani, con il quale ho parlato oggi pomeriggio, mi ha detto, peraltro, che lui è convinto che Teramo sia il trampolino di lancio di questo giovane centravanti, 24enne, e che è un ragazzo sotto il profilo di persona, squisito. Però io non credo. Questa è la presentazione di Sebastiani. Non credo né a Sebastiani né a nessuno, perché loro avevano avuto la fortuna di valutare Donnarumma e l'hanno regalato. Quindi no, io queste valutazioni. Dai, che nel calcio sai che si sbaglia. Le valutazioni del Pescara non gli credo. Perché è una, per me, dopo che hanno valutato Donnarumma, come stavano valutando la Padula le prime 7-8 partite. Quindi una valutazione sbagliata. Io dico che invece questo ragazzo va sicuramente aiutato, anche perché è molto timido, un ragazzo che io il percorso lo conosco molto bene, è un ragazzo che purtroppo sfortunatamente ha perso la mamma 2 anni fa, di conseguenza va aiutato sotto questo aspetto. Quindi fisicamente è molto forte, sì, molto forte, 1,86, è uno che tecnicamente sta migliorando, però in profondità, d'altra parte, ha dato l'assenso opaci per il tipo di gioco che fa. L'altro ragazzo è un ragazzo che ha fatto tutto il percorso con la Provercelli, 5 anni con la Provercelli, poi ha fatto anche l'esordio in B, ha fatto anche quelle 23 partite in C, però è un ragazzo che va valutato, perché 20 anni, eh? Sì, va valutato, perché quell'unico neo che ha, che mentre nella Juventus Under 23 Bonini, che diciamo, ha fatto i suoi 9 gol, l'altro non ha giocato nemmeno una partita, e questo mi ha lasciato un po' perplesso. È stato ceduto alla Sampdoria. Sì, è stato ceduto alla Sampdoria, la quale Sampdoria adesso ce l'ha dato. Però ripeto, per la valutazione che dà il presidente, quello che chiedevi, lui l'ha detto sin dall'inizio, che lui, il suo percorso quest'anno era di pensare a guardare un po' il minutaggio e di ridimensionare i costi. Ci sta, quindi, c'è ci riuscito. Sta, ci sta, però io mi dispiace, gli faccio non un'accusa, mi dispiace, perché io lo dissi tempo fa, lo dissi neanche 7-8 trasmissioni fa a suo tempo, che il Teramo con 2-3 ritocchi, io quest'anno ho visto il Bari, ho visto la Ternana, ho visto tutte le squadre forti dello scorso anno, e sinceramente questa squadra del Teramo, con 2 o 3 ritocchi importanti, mi riferisco presi nel girone importante come era quello di Serie C, dove noi l'avevamo fatto, dove i giocatori che prendevamo conoscevano il campionato, noi potevamo fare tranquillamente un campionato di alto livello, un Fella che poteva sostituire Magnaghi, per dire Carriero, che oggi sta a Parma, perché non l'ha voluto dare, che stava a Monopoli,
E noi aggiustavamo la squadra confermando sempre Tomei, sì, perché per me Tomei, sì, però vedi, io l'ho visto Tonino, due o tre partite con la Juve, stava. Io non dico che quello che tu stia dicendo sia sbagliato, perché per una società che parte per fare molto meglio, quello era da farsi. No, quello che dici no, l'ha detto lui, 3 anni. Lo disse l'anno scorso. Quest'anno ha detto altro. Quest'anno ha detto altro. Io sto a quello che ha detto quest'anno. Io ringrazio che lui fa vedere il calcio a tempo. Io non ringrazio nessuno. Io sono contrario. Perché chi fa calcio non è stato costretto a doverlo fare. È una scelta. Quindi io non ringrazio. Io prendo atto però di quello che ha detto l'estate scorsa. Io ne prendo atto e di conseguenza... Ma quello valuto. Era un altro mondo quello che quello lo abbiamo già archiviato anche noi, abbiamo detto è stata un'estate così, adesso il calcio è cambiato. Però Tonino, anche dire, con Tonino penso di interpretare, voglio dire un'altra cosa, cioè forse con poco, con 2 o 3 innesti, senza fare scelte faraoniche, verosimilmente la condizione della società sarebbe drasticamente cambiata. Stai dicendo un'altra cosa, non sta chiedendo acquisti fantasmagorici, diceva di mettere 2 o 3 innesti. Ho 250 mila euro oggi, per comprarmi oggi, una Ferrari, oggi alle... per 50 mila euro non la compro più. Oggi, io non oggi so alle 17, quindi a 3 ore dalla chiusura del mercato, non c'erano transazioni. Non esistevano movimenti. Vabbè, ma questo è normale. Allora, voglio dire, è cambiato il mondo anche lì. È cambiato il mondo anche lì, però aggiungo, accettiamo. Accettare, condividere, non sono secondo me i termini giusti. Secondo me c'è un solo termine che calza. Sapete qual è? È quello di prendere atto delle volontà diverse, cambiate in strada facendo da parte della società, quindi del presidente. Il presidente prima di iscrivere la squadra ha riflettuto, poi l'ha iscritta e ha detto subito: quest'anno ci ridimensioneremo sicuramente con i costi e daremo sicuramente spazio di più ai giovani. Io adesso non è che voglio difendere Iachini a tutti i costi, ma ho l'impressione che Iachini stia tenendo fede quello che ha detto. Ma è conseguenziale. Adesso come andrà lo vedremo. Ma è conseguenziale. Quest'anno Iachini sta facendo il presidente del Teramo. Il problema è che l'anno scorso, come dici tu, non è perché voglio difendere Iachini, ma l'anno scorso a Iachini Serie B qualcuno gliel'ha fatto dire: mo fa che deve andare lo matto Iachini. Cioè, mo fa che, cioè, sto signore Franco Iachini, mo quando gli tenga dice male, dica male, ma insomma no, i soldini li ha cacciati Franco Iachini, ma non è che questo è calato dalla luna, non sapeva manco lui pallone se era quadrato, cioè qualcuno gli ha detto, insomma no, è vero che poi si è trincerato, speriamo di sbagliare il meno possibile, ma caro Iaconi Andrea, sbagliare il meno possibile, abbiamo capito tutti, però non si possono sbagliare con i milioni di euro. Uno può sbagliare un contratto con un giocatore che prende 20, 30.000, 40.000 euro, ma adesso non voglio dire, no, perché dopo qualcuno dirà, Alfredo dice che Mungo non è Mungo è un giocatore di calcio, a Teramo ha fatto il suo tempo e quando fa il tuo tempo le menisse scaldate devono andare un'altra parte. Quindi, ma non possiamo sbagliare con Mungo, non possiamo sbagliare con l'allenatore che prendeva più di tutta la rosa, con tutto lo staff. Cioè, vabbè, dai, non esagerare. No, allora dico, no, prendeva tanto, ecco, allora, per la cima. Il Teramo, le squadre come il Teramo, come tutti quanti si sono fissati col Pordenone, che Pordenone dovremmo capire pure che tessuto economico ha Pordenone. Vabbè, non c'è paragone. No, certo. Non è Teramo, no, quindi certo. No. Però diciamo, il Cittadella è quello che uno dove dovrebbe ambire. Al Lempoli, tu puoi vincere il campionato. Anche l'Entella Chiavi, ripeto, anche il Carpi, il campionato di C, anche se sulla costa ci deridono, ma l'abbiamo vinto regolarmente, si vince anche così. Noi invece volevamo fare il campionato del Bari, quale Bari oggi non contento ha preso Citro e Montalto. Non appartiene al DNA del Teramo. E Iachini, se avesse continuato a fare, io capisco il mister sta dicendo una cosa stupenda, ma lì si tratta di seguitare a spendere, perché mantenere quella rosa che già costava tanto e arricchirla, non me ne voglia con Bonino e Gerbi, dovevi comprare gente, no, di pari ingaggio, erano soldi veri, probabilmente
lui ha rivisto le sue cose, anzi sicuramente ha rivisto le sue cose, ma io me la prendo, ma io non solo con Iaconi, con chi gli ha detto, guarda che io forse prendendo Iaconi andiamo in B, perché questo è successo, lo vogliamo dire, la vogliamo dire? Chi l'ha detto? Qualcuno gli ha detto prendiamo Iaconi, non colpevolizzando Iaconi, andiamo in B, sì, ma ci sto povero Cristo, ci sta un qualcuno, non voglio dire il pollo, ci ha capitato, ci è capitato, sì, ma c'è un prendo Iaconi che... e vado in B, e ti scordi, ti accorgi che invece se prendi Iaconi puoi anche non andare in B, se prendi Iaconi grazie a Dio c'è il Covid, se no potevi fare anche i playout perché eravamo in caduta libera, perché succede così, e poi succede che l'anno dopo cambiando una pedina, cioè un allenatore di categoria da Teramo, con la stessa squadra probabilmente avresti fatto l'anno scorso i playoff, e cosa che probabilmente farai pure quest'anno. Probabilmente io sarò invecchiato, anzi sicuramente sarò invecchiato e vi dico perché. Perché all'indomani del pareggio di Bari, al poco dopo dell'indomani della vittoria sul Palermo, a poche ore dall'ingaggio non di uno ma di due attaccanti virtuali per il momento, ma che potenzialmente potrebbero risolverci i problemi tattici di questa squadra. Chi lo ha detto che non potrebbe? Sinceramente, io questa sera mi sento, ma io sono contento, più tifoso, io sono del Teramo contento, di però sempre. È inutile che facciamo la finta, no? Cioè non facciamo la finta, no, tu, non dico a te. No, no, ma però facciamo la finta, oggi è nata la farfalla, meno male mangiamo le farfalle, no? E fino a ieri mangiamo le bistecche, per l'amore di Dio, va buono pure la farfalla, va bene la farfalla. Ma la cosa che mi dà fastidio, cioè che mi fa riscaldare, noi tutta questa fase di... Allora, il campionato di quest'anno, per fortuna, da una parte, così come è iniziato, e la campagna acquisti e rafforzamenti, che adesso giustamente, e spero che siano tornati, la Padura e Donnarumma, Bonino e Gerbi, per l'amore di Dio. Ma questa è figlia di una bestemmia calcistica che tutti quanti dicono a Iachini, compresi sottoscritto, però no, per dire Mungo, ma lo contratti gliela fermate. L'imbecille, scusami, prendo, non ti sto offendendo, l'imbecille di Franco Iachini, ma chi gliela fatte via Mungo a Franco Iachini? L'ha preso Franco Iachini, Mungo? Ma stiamo scherzando? Mi fai ascoltare Dodò? Io penso che invece ci sia da essere contenti, perché, ripeto, sono due elementi che mi convincono del fatto che è una stagione diversa. Il primo è che c'è un allenatore. Ecco. Mi pare che su questo siamo tutti d'accordo. Tutti. Chi l'ha preso questo allenatore? Beh. Se no poi facciamo finta che la costa, ci abbiamo pure... L'ha preso Federico. Questo è un allenatore Federico, che è stato preso, l'ha preso da Sandro Federico. Meno male. La prima cosa, quindi, che c'è un allenatore che mi sembra un buon punto di partenza. La seconda, che c'è un ridimensionamento in basso, ok, condito da umiltà e sobrietà, che sa di teramanità, che mi sembra un'altra cosa molto positiva, perché insomma rispetto ai faraonici proclami dell'anno scorso e alle presenze di stampa nazionale in piazza, forse siamo tornati a essere un po' più... Tra l'altro non ha mai portato bene la presentazione in piazza, ricorderete quando la fece Malavolta, più d'una non abbiamo mai combinato. No, vincemmo l'anno che forse non la facemmo. Chissà perché. Terzo elemento, io credo molto nei giovani e ritengo che i giovani con questo allenatore e con questa assenza di pretese, sono d'accordo, e di pressioni possano dare molto di più di quello che noi immaginavamo potessero dare i vari Magnaghi, Cianci, Martignago, cioè, che l'anno scorso sembrava avessimo comprato, non so, Immobile, Correa, cioè sembrava avessimo comprato giocatori straordinari, per citarne alcuni della mia Lazio, ma... Insomma, ora, per essere chiari, io credo che ci siano invece le condizioni per fare bene. Che poi, giustamente, come diceva Alfredo, non si debba, lui ci richiama alla memoria storica, cioè che non si debba ovviamente far finta di non considerare gli errori commessi, però io dico pure, Alfredo, che bisogna anche capire che poi nella vita chi è più bravo e chi sbaglia meno, quindi sì, ma sto povero Cristo, okay. gli hanno fatto credere sì, che certi giocatori sono venuti a Teramo perché sposano Teramo, sono venuti a Teramo in Mungo senza che si arrabbia, è la dimostrazione lampante. Però è anche vero, siccome c'ha quell'ingaggio Mungo a Teramo, se potessi in pensione ci va, perché quell'ingaggio non glielo paga nessuno. Bene. Quindi questa è la verità di fondo. Però perdonatemi, io continuo a dirvi che invece c'è un'altra verità che voi dovete anche considerare, che chi sceglie ha una cosiddetta culpa in eligendo. Per l'amore di Dio. Chi sceglie, se uno fa un errore nella tua professione,
evidentemente la banca si rivolge nei confronti del datore di lavoro, cioè del capo area o del responsabile, come avviene nel mio studio. Se c'è un mio preposto o un mio dipendente che sbaglia, che commette un errore, il cliente si rivolge a me. Quindi non è inutile che uno su questo gingischi, sì, perché però... altrimenti no, perché si perde di vista sì, che le figure apicali hanno la responsabilità delle scelte. Questi errori che poi li abbia commesse un suo subalterno, ma la responsabilità è sempre delle figure apicali. Sì, ma questi errori li sta pagando i tifosi, perché se l'anno scorso gli hai portato quei po' di giocatori, hai fatto 1.064 abbonamenti, sì, quest'anno se tu vuoi ridimensionare, devi ridimensionare anche i costi di biglietto. Questo è un'altra cosa importante. Questo è un altro tema sul quale non è detto che non ci si torni. Che non ci ma questo ritorni. È un altro tema, ma è un tema magari che altro... il Teramo ci tornerà su questo tema, sì, vabbè, ma... e rivedrà quella ma che è un a tema tutti che noi allontana il tifoso. Sì, eh, ma lì lo allontani tu, perché a un certo momento io dico, quest'anno io vi ho fatto sì, questo però, tipo ragazzi, di squadra. Se noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato dal costo esorbitante e quest'anno abbiamo allestito una squadra da un costo non esorbitante, e abbiamo sbagliato, perché probabilmente abbiamo sbagliato la scelta di far lievitare quei costi allo stadio, non è detto che quei costi dureranno tutta la vita, no? Magari alla prossima gara sì, però, si farà un passo siccome indietro. Siccome ho sentito soltanto lamentele in ordine allo scarso numero di presenze da parte del presidente e della società, allora ci si metta anche una mano sulla coscienza rispetto al costo del biglietto. Sì. Forse se vogliamo riempirlo questo stadio con una capienza ridotta, 1.085, cerchiamo di ridurre i costi, voglio dire. No? Certo. Stiamo, sì, parlando di 1.345 spettatori, se vogliamo, a me non mi piace dire le parole. Sì. Caro Franco Iachini, cambiamo atteggiamento, te l'ho detto pur la scorsa settimana, è il frutto dell'atteggiamento, lo so che tanto proseguirai a fare così. Mancanza di comunicazione, mancanza di tutto, senza la comunicazione, la vicinanza alla città, a tutti noi tifosi, a tutti, perché anche quando qualcuno sbaglia, se uno vuole la vicinanza ci devi mettere la faccia e cerchi di andare avanti. Invece qui stiamo seguitando anche oggi le notizie, solo Carpini, perché la Teramo Calcio ha detto qualcosa? No, ecco. Quindi, è uscito con un comunicato stampa. Che cosa stampa, vogliamo cose fatte, pretendere ovviamente, che poi 1.345 posti li riempiamo? E questo è, a parte la crisi che c'è, ma stiamo parlando non di 2.000, 3.000, 4.000, di 1.345 posti, perché purtroppo c'è il fronte Torino, che no. Ogni volta che tocchi un argomento fai sciogliere Alfredo, vedi? È importante. Sì. Quindi però importante. Siccome tu hai parlato... No, soltanto, Alfredo, non riuscito a capire, chi è che ha fatto fare questi danni? Poi te lo dirà. Io invece voglio riprendere... Mister, lo sai, mister, dai. Lo devo sentire. Tra questa gente e me, che io dico una frega di stupidaggine, mi faccio un sacco di nemici ma ci metto la faccia. Bravo. Mentre gli altri che fanno? Vanno in tribuna, fanno pure i comandanti, però appunto quando arrivano i tedeschi scappano i partigiani. Capito? Aspetta, e non è così, devi combattere. Allora, fammi dire una cosa che riguarda noi giornalisti, no? Perché anch'io passo per essere il nemico giurato dell'ufficio stampa del Teramo Calcio, e non è vero. Non mi sembra. Infatti non è vero. Tant'è che più volte ho detto la mia, così come la dico stasera. Io adesso vi faccio ascoltare uno stralcio della conferenza stampa di ieri pomeriggio al termine di Bari Teramo, per una domanda che peraltro non era neanche mia, ma della collega Ania Cantagalli. Devo dire, me la rubò, nel senso che gliel'avrei fatta io, la fece lei. Ascoltate, domanda e risposta, per cortesia. Come ha vissuto le vicende extra campo del contenzioso e anche degli interessamenti dei vari club che si sono affacciati e hanno chiesto di te? No, guarda, io ho sempre detto che la mia intenzione era rimanere a Teramo. Onestamente non è facile quando vai a scadenza, soprattutto alla metà, dici che okay, il progetto mi piace, il posto mi piace, voglio stare qua. Devo dire che personalmente per me tanto mi ha dato il mister, perché se mi trovi bene con l'allenatore è più facile andare via. Vuol dire che fin da subito mi ha dato una cosa, un'energia positiva che mi ha spinto a non pensare neanche troppo a queste situazioni esterne, in realtà.
Il discorso del contenzioso è un discorso particolare. C'è stato poco tempo anche per mettersi d'accordo, c'è stato poco, tutte le cose che sono successe a cavallo di questo contenzioso hanno portato a una situazione che si sta trascinando ancora, ma non credo che porti strascichi da nessuna parte, poi si vedrà più avanti. Questa è la risposta integrale di Francesco Bombaggi alla domanda. Adesso potrei affondare il coltello nel burro, non lo faccio. Però questa è la risposta integrale. Questa è la risposta integrale. Pubblicità. Zona Dilettanti, vi racconteremo il mondo della Serie D teramana ed abruzzese. Arricchirà la nostra trasmissione la presenza di Antonio Paoluzzi e Federico Schiavone. Zona Dilettanti con ospiti, immagini, insomma tutto il mondo della Serie D ogni venerdì dalle 21 su Teleponte ed Eco News. Vi aspettiamo. Nella nostra terza parte, come consuetudine, diamo la parola ai tifosi che a loro volta magari rilanceranno verso il nostro palcoscenico. Quindi andiamo pure con i messaggi, sperando che non siano lunghissimi, così li leggiamo davvero tutti. Bel lavoro di Paci, belle geometrie in campo, colpisce la volontà di servire sempre il compagno più vicino, l'intenzione di non buttare mai a caso i palloni, cercando di costruire l'azione. In quest'ottica vanno viste anche le due incursioni velocissime di Francesco nei minuti di recupero, invece di andare a guadagnare minuti nei pressi della bandierina. Peccato la disattenzione difensiva in occasione del gol del Bari. C'è gruppo però, c'è voglia di rivalsa, c'è voglia di dimostrare il proprio valore. Complimenti a tutti i ragazzi, al mister e a chi lo ha preso. Quando ci vuole, giusto? E lo abbiamo evidenziato anche noi. Grazie Arcadia. Prossimo messaggio.
grazie al nostro presidente Iachini, scrive Gianni che ci segue sempre, che non ha smantellato la squadra, venduto ma non svenduto. Ultimo innesto, l'attaccante, grazie, due attaccanti. Mister Paci ha dimostrato anche con il Bari di aver trovato finalmente la quadra di un organico poco sfruttato lo scorso anno. Adesso mostri un minimo di sensibilità, il presidente qui, rimettendo i biglietti ad un prezzo accessibile a tutti. Comunque, ieri mi sono divertito, questa squadra potrà toglierci delle soddisfazioni. Un saluto a tutti. Grazie Gianni, è un po' quello che abbiamo anche detto noi prima. Prossimo messaggio, leggiamone almeno una decina. Buonasera Walter e a tutti gli ospiti, squadra indebolita dalla proprietà. Tante uscite ed entrate con il contagocce, si è passati dallo sperpero al risparmio totale. Nonostante tutto, merito di questi due risultati prestigiosi con il Palermo e a Bari va in primis al mister, il merito, che finalmente sa collocare i nostri calciatori in campo dando un'impostazione di gioco ben definita ed equilibrata, ma soprattutto per aver creato un forte ed evidente spirito di squadra fatto di umiltà e di sacrificio. I tifosi leggono le cose così come le stiamo leggendo noi. Sono fiducioso, scrive Nicola Saraceni, in quanto la nostra squadra, sebbene non dia garanzie, ha nel DNA grandi potenzialità di crescita che con il lavoro di Pace e con lo spirito di abnegazione dei calciatori potrà ottenere risultati positivi oltre alle aspettative, oltre alle più rosee aspettative. Forza Teramo, grazie Nicola. Grazie, siamo per adesso tutti in perfetta sintonia, noi e voi. Prossimo messaggio. Arriva, non pensate che non arrivi. Arriva, ci vuole il tempo tecnico per riuscire a mandarlo in onda. Roberto Nepa, buonasera Walter, un caro saluto a tutti. La mia considerazione è che la squadra di quest'anno, pur con le eccezioni fatte, è più quadrata e concreta di quella della passata stagione, anche grazie al nuovo mister e all'ottimo lavoro che sta portando avanti. Credo quindi che faremo un buon campionato. Che ne pensano il mister e gli amici studio? Si può sognare un quinto, sesto posto? Questa la domanda adesso è impegnativa. Ve la sentite di rispondere a Roberto? Sì. Molto velocemente. Si può sognare un quinto, sesto posto? Possiamo essere la squadra come lo è stato lo scorso anno il Potenza. Potenza o il Monopoli. Ok, siete d'accordo? Alfredo? No. Allora, è ottobre, ma come se gli altri anni fosse stato a sette. Questo è un calcio, ancora dobbiamo stare tranquilli. Calma, aspetta, quindi aspetta. Però Dodo e Valbruni dicono di sì. Possiamo, Roberta. Essere, potrebbe essere, potrebbe essere. Prossimo messaggio. Scrive Coach Cibelli. Buonasera Walter, buonasera agli ospiti. Bel Teramo a Bari. Ottimo risultato contro uno squadrone che anche oggi si è rafforzato molto, lo abbiamo detto. Mungo è rimasto, vero? Mi fa piacere. Spero che venga rilanciato. Date notizie su sti giovani attaccanti. Io credo, Cibelli, che noi abbiamo già fatto tutto nella prima parte. Credo, Se non ci hai sentito, vedrai in replica la trasmissione più avanti. Grazie. Prossimo messaggio. Allora, arriva il prossimo. Bravo Iachini, dai che prima o poi sarà B. Questa è una firma da Marco. Buonasera a tutti, Dinamite da centrale come io. Allora, aiutatemi. Dinamite da centrale come io giudicare per il sottoscritto così. Forse Diachite si riferisce. Da Dinamite centrale. Sarà Diachite da centrale come lo giudicate per il sottoscritto così e così. Ok, bravo che hai. Immagino. Bravo, sì, è così. È così. Il Teramo arriverà tra le prime 5. Presidente Iachini riporta i prezzi dei biglietti come lo scorso anno. Grazie Marco. Su Diachite poi, se vi segnate questa cosa, ne parleremo, sì. Se volete. Ancora un messaggio, il prossimo. Caro mister Valbruni, l'anno scorso bisognava predicare umiltà a Teramo, che il venerdì prometteva sfracelli e la domenica commentava figuracce. Credo che umiltà e piedi in terra non manchino alla guida tecnica dell'attuale Teramo. Piuttosto, speriamo che la piazza non sia frettolosamente impietosa con i molti giovani che abbiamo. Bisogna aspettare, avere pazienza per avere poi i piacentini di turno che sembrano veterani a 20 anni. Mi piacciono molto queste ultime due righe, vero, perché le condivido appieno. Sì, sì, sì. Le condivido appieno. Mister, vuoi dire qualcosa?
Sei d'accordo? No, diciamo giustamente, bisognava predicare umiltà, ma mi sembra che l'anno scorso non abbiamo avuto tempo di poter predicare umiltà. No, c'erano altri fatti. Tutti dinamite qua. Ancora un messaggio, andiamo ancora con qualche altro messaggio. Scrive Mauro: Alfredo, l'allenatore e il mercato lo ha fatto soltanto Federico. Se non ti va bene, vai a Notaresco dal tuo Campitelli, scrive Mauro. Questo è un altro tifoso come te, caldo, diretto, cose le dice. Allora, lui le può dire. E tu pure. Io sono d'accordo, ma su una cosa non sono d'accordo. Io vado dove vado da oltre 50 anni, quindi non... E dove non continuerò ad andare? Per me Campitelli sta bene a Notaresco, spero che prima o poi... Perché lo fai a Notaresco addirittura? A Notaresco non lo so che c'è. Ieri era a Castelnuovo, però. No, oltretutto è scarsamente informato, perché probabilmente Campitelli potrebbe avere simpatie per il Castelnuovo e non per il Notaresco. Notaresco forse c'è qualcun altro, ma per l'amore di quindi è anche un'inesattezza quella di... Prossimo messaggio, andiamo con il prossimo. E comunque questo sai chi è? No. È quello che... Allora, siccome... Fammelo dire. Allora, siccome tra le varie colpe di... Torniamo in studio. Tra i vari colpi di Andrea Iaconi, no? Caro Andrea Iaconi, qua non stiamo al mercato ortofrutticolo, ma non perché... Che c'entra Iaconi? No, ma non perché io abbia... sia geloso di certe cose. Ma non si può fare il calcio a mercato con 4-5 tifosi che gli si dicono le cose che poi raccontano e loro hanno paura che se tu vai via questi perdono la voce in capitolo. Perché non si fa così. Perché non si fa così. Potrei dire nomi e cognomi. E uno è questo qua, sì. E uno è questo qua che ha detto che l'anno scorso le colpe sono di Federico e non di Iacon. L'anno scorso il contratto l'ha fatto Iacon. Quest'anno Federico, ringrazio Dio, ha preso Paci, perché l'ha preso Federico. E comunque capisco che ognuno si deve preservare l'orticello, no? Ma questo orticello, caro amico di Notaresco, che non sei Notaresco, sei di Teramo, tanto prima o poi finisce. Tanto domani già lo so, nessuno va via, perché tanto qual è il problema? Si può andare via? Questo mo mi riallaccio al discorso che ho fatto la scorsa settimana per un'altra persona, no? Ma è inutile che facciamo tra virgolette gli sboroni, no? Uno che ha preso tanti comodini dal 1986, ne ha avuti di comodini, adesso dire oggi un comodino lo butto e non lo prendo più. Qual è il problema? I milioncini li abbiamo guadagnati, possiamo far pure finta di prendere il minimo. Il problema è l'operaio che tira 800 euro e si deve diminuire lo stipendio. Lì è un problema. Quindi questa grossa cosa che uno ha fatto, no? Iaconi si è diminuito, non ha fatto niente. Anzi, se una caccia di soldi dice che ho comprato questo, mo darti in soldi, perché ce l'hai guadagnati per tanti anni. Qual è il problema? Cacci e metti. Ma tutto questo per quel sì, messaggio? Sì, ma perché quello di prima, okay. Per scaricare le colpe su Federico, no? Che quando c'ha le borracce, Federico glielo ho dette. Però quando fa qualcosa di buono, diciamo... Andiamo al prossimo messaggio, Alfredo, è fantastico. Ma che fanno? Bravo Tonino sul Pescara. Hanno buttato Donnarumma e a noi in passato in attacco ci hanno dato Monni e Forte. Ecco, speriamo che Bunino vada meglio di questi due. Speriamo, lo speriamo tutti ovviamente, grande Arcadia. Prossimo messaggio: ciao a tutti, vi seguo dal Sudafrica. A me sti cose non Sud America. Vabbè, Sud America, Sudafrica, dalle Mauritius una volta, mi arriva un messaggio del mitico Ciafardoni, dalle Mauritius. Felicissimo di questa partenza sprint contro due società di A, forse è l'annata buona, il mister sta avendo fortuna o è bravura? Abbiamo detto che secondo noi è bravo, mi auguro che prendano una punta forte, avrai saputo da Supergol e da Econews gli attaccanti che il Teramo ha preso. Un caro saluto da un tifoso della vecchia curva Est, ti ringrazio, mi piace che ci segui dal Sud America, se la prossima volta ci metti anche il nome te ne sarei grato ancora di più. Comunque continua a seguirci, grazie. Prossimo messaggio: lo scorso anno un solo errore, Bruno Tedino, bisogna prenderne atto. Certo, se il tuo ospite avesse scelto la professione di allenatore sarebbe stato uno sfasciagruppo, mi sfugge il suo nome, avvocato, dove sei finito? Che interpretazione date a questo messaggio? Beh, se lo rivediamo posso dare un giudizio. Rivediamo, perché sono quelle cose amletiche, voi dovete capire allora, che quando io sono in diretta e ne leggo 30, mi rimane difficile interpretarli. Allora, certo, se il tuo ospite
avesse scelto la professione di allenatore. Quindi non sono io, ma forse Alfredo. Alfredo. Sarebbe stato uno sfasciagruppo, mi sfugge il suo nome, Alfredo? Non lo so. Avvocato, dove sei finito? Senti, avvocato, dove sei finito? Se ci dici, come dite? Malatesta, forse? Ah, l'avvocato era Andrea Malatesta, dove sei finito? No, okay. No, forse no. Si riferisce ad altri avvocati. E perciò, vedete, non lo interpretate manco voi. Si riferisce ad altri si avvocati. Si riferisce ad un altro avvocato. Sì. Vabbò, comunque sia, secondo la mia regia si riferiva a Malatesta, che saluto caramente con un abbraccio particolare. Secondo voi si riferisce ad un altro avvocato, Beh, questo è l'interpretare, un messaggio volutamente criptico. Volutamente criptico, ed è, c'è riuscito. Sì. Prossimo messaggio. Oh, è riuscito a sfasciare più lui che io. Questo l'abbiamo letto. Allora, buonasera a tutti, questo l'abbiamo letto. Sì, no, qui c'è un pezzo in più sotto. C'è un pezzo in più sotto, sentite che lucidità. Da centrale, come giudicate? Per il sottoscritto così e così, Presidente Iachini riporta i prezzi dei biglietti, Iachini bravo, dai che prima o poi sarà B, Iaconi è colpa dell'avvocato o degli avvocati. C'è un rigo in più rispetto al messaggio di prima, che è l'ultimo. Ok, prossimo messaggio, a me Mungo piace, punto, a me pure, firmato Walter. Ma a tutti piace a me piace. Iaconi disse se gioca, ci piace. Che se venderemo giocatori in serie superiori vorrà dire che abbiamo lavorato bene. Possiamo iniziare a dire che avevamo lavorato male? No, secondo me non possiamo cominciare a dire che avevamo lavorato male in quest'ottica, perché questo Teramo qualcosina Piacentini l'aveva ereditato. Sì. Però i Santoro sono arrivati a Teramo in questo governo, anche se li ha presi il Tedino. Il Viero credo che fu un'operazione di Sandro Federico, se la memoria non mi inganna. Quindi voglio dire, no, non possiamo dirlo, perché questi ma sono Minelli ragazzi. Lo vedremo giocare ogni qualche volta. Minelli non so come rientrò. Penso non che sia anche di Federico. Di Achite è il portiere Megiri che è stato girato al Pineto, non saprei dirtelo, sai, questo non lo so. Prossimo messaggio, comunque è ancora presto, sicuramente è ancora presto. Andiamo con altri due messaggi, poi andiamo in pubblicità. Mi dispiace che adesso si cerchino capri espiatori, mettere alla gogna Mungo mi sembra eccessivo. Diamo tempo al ragazzo, soffre, è vero, pagato forse troppo, ma adesso questo è. Sul lavoro di Iaconi io sono soddisfatto. L'anno scorso dovevi rendere Teramo una piazza appetibile. Ora tutti vogliono venire a Teramo per costruire, deve avere pazienza perché Roma non è stata costruita in un solo giorno. Mister Valbruni, sei talmente avanti che se ti guardi indietro vedi il futuro. Gianni che vi segue sempre. Questa frase, Tony, ce la dobbiamo vendere. Questo però bisogna capire se c'è un pizzico di ilarità. Non mi sembra, invece ci trovi la rarità, io non lo so, credo di no. Si riferisce ad alcune cose che abbiamo detto in passato, io pure l'ho letta che si così. Sono verificate io pure ho letto puntualmente così. Prossimo messaggio, poi andiamo in pubblicità, ancora un messaggio. Allora, mi dispiace Gianni, l'abbiamo letto dei capri espiatori, Lagogna eccetera. Buonasera da GV, credo che se Mungo riuscisse ad entrare nella mentalità del nuovo Teramo potrebbe essere il vero acquisto ed un'arma in più. Consiglierei di farlo venire ad abitare a Teramo, questa è un'altra cosa, per assaporare oltre che gli arrosticini, il calore e l'ospitalità dei teramani. Mi piace questa cosa. In toto sposo questa. Sei d'accordo, piace anche a te, piace anche a me, piace a tutti. Andiamo in pubblicità per l'ultimo impegno della serata, rientreremo in studio con voi che siete i padroni di Supergol. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campri. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33.
PAP Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio, bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapark, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Noi parliamo di calcio anche durante la pubblicità e durante la pubblicità, ed eravamo anche qui tutti d'accordo, abbiamo speso parole di elogio, non lo abbiamo fatto in trasmissione ma adesso lo facciamo, per Michal Lewandowski, perché questo ragazzo perse il posto da titolare 2 anni fa per avere un raffreddore, e non rientro più perché Gomis piacque subito a Maurizi, perché lo scorso anno è stato buono e zitto un anno intero, forse dovrebbe anche lamentarsi un po' un professionista quando ritiene di valere. Era stato praticamente ceduto in Serie D al notaresco, poi l'affare saltò. È stato l'errore del notaresco, che se prendeva della Lewandowski andava in Serie C. Non è stata una volontà del notaresco. No, però andava in Serie C. C'è stata una volontà di non darlo, che è cosa diversa. Se no sarebbe andato... forse il notaresco vinceva pure il campionato. Però adesso si è riguadagnato sul campo il posto, e mi è piaciuto perché Paci lo ha detto alla vigilia di una partita. Parerà Lewandowski, perché in questo momento vedo Lewandowski davanti a Valentini, punto. E ieri è stato determinante in almeno due circostanze. Anche tre. Forse tre. Due clamorose, il colpo di testa di Antenucci e l'uscita su Lewandowski. Lewandowski raffigura la mentalità che Paci ha dato quest'anno al Teramo, perché io ho già capito che da qualche messaggio qualcuno crede che io ce l'abbia con Mungo. Io non ce l'ho con Mungo, ma ci mancherebbe, se posso avercela con la storia di Mungo, con le potenzialità di Mungo. Però l'umiltà è la stessa umiltà, anche da me criticato perché fino adesso non l'abbiamo visto mai. Ieri, secondo il mio punto di vista, in un ruolo che è vero che aveva fatto in passato, ma non il suo, ieri ha fatto un'onesta e buonissima partita. L'Asic. Anche l'Asic. Come no? E questo che vorrei dire. Quando io dico, non sto dicendo male di l'Asic, che ha giocato 90 minuti. Sì, sì. Ma ha giocato con l'umiltà. E non vedevo l'ora che giocasse una partita. Allora è stato intelligente perché è rimasto sempre in zona, capito? Sì, quello che dico abbiamo io, perso in affondo. Quello che dico sì, io, certo. Questo è lo spirito, l'umiltà, che anche l'Asic, che anche l'amico dell'anno scorso di Dodo
Arrigoni ha sposato quest'anno. Assolutamente. E l'umiltà, io non sto accusando Mungo, io ho solo detto a Mungo che se è restato qui si scordasse lo stipendio che prende, perché tanto lo prende, lo deve prendere, ma si deve mettere al pari con la fame dei giovani che quest'anno sì, abbiamo in rosa. E nessuno potrà avere il posto assicurato perché io guadagno X e tu guadagni il minimo di stipendio. Questo che dico, non sto accusando Mungo di niente. Io sono convinto che Paci, come ha detto il mister in apertura, proverà a recuperarlo tanto da essere considerato un undicesimo ieri, tutte le domeniche, ieri, ne sono convinto. In parte abbiamo recuperato l'ASIC, però lì c'è un problema grosso, che quando giocheremo in casa dove le squadre si chiudono... È la spinta di Cancellotti, non ce l'hai. Ed è per questo che io dico che Diakité è un terzino. Non è che lo dico perché... Vedremo. Per me Diakité è un terzino, perché noi quando le squadre si chiudono, tipo che posso dire la Paganese, tipo la Bibonese, tutte queste squadre diciamo di terza fascia, seconda fascia, quello che è, queste si chiudono e se l'ASIC rimane lì, a Bari mi sta bene, a Palermo mi sta bene, a Monopoli mi sta bene, però il momento in cui devi attaccare dopo... Vedremo, magari qualche alchimia tattica, pure la condizione, no? Speravamo che pure la condizione... Vediamo anche Celentano, c'è pure sto ragazzo. C'è anche un ragazzo bravino, certo. Prossimi messaggi, allora diciamo di portarli a termine i messaggi che abbiamo acquisito, ce ne saranno almeno un'altra decina che sono stati acquisiti mezz'ora fa. Leggiamoli. Ma Minelli rientra? Minelli non è ancora pronto. Non è... Poteva andare a Gubbio. Non è ancora pronto. Allora, messaggio. Buonasera, sono Tony Di Gregorio. Per onestà devo rispondere a degli amici che, vedendo Supergol, mi hanno rimproverato di essere filo iachiniano. No, assolutamente no, sono teramano, tifoso teramano. Chiarito questo, sono estremamente soddisfatto del campionato del Teramo fino ad oggi. Ed essendo Iachini presidente, devo dire che sta facendo bene il Teramo, non Iachini, lo ripeto a caratteri cubitali. Ciao, un saluto a Walter, post-scriptum. A Walter, qual è gagliardetto del Milan nel tuo ufficio? Non è bellissimo, scherzo ovviamente, ma tanto lo scherzi o non scherzi, là sta e là rimane. Quindi, è come il gagliardetto della Lazio. È una studio, fede, no? La fede rossonera esiste. Poi, consentitemi anche di esultare, avrò giocato con tre squadre di terza fascia. Però sono primo in classifica, con la difesa imbattuta e mi presento al derby a più due. Anzi, scusate se è poco. Se ti rubo 30 secondi, devo fare un rimprovero alla televisione italiana. Non è possibile che ieri per lunghi tratti devo vedere Teramo 3 punti. Quando noi ce ne abbiamo 4. La classifica non aggiornata, perché anche Catania stava... Quando noi ce ne abbiamo 4, ma chi è che fa queste classifiche? Un rimprovero da Teleponte alle televisioni di Stato. Sì, perché 3 punti. Prossimi messaggi, andiamo in esaurimento. Dario, non c'è che dire, un grande Teramo, giocare con questo piglio a Bari può solo far ben sperare. Forza Teramo, grazie Dario. Prossimo, spero che domani o comunque al più presto possibile ci liberi della sua presenza non solo il signor Iaconi, ma anche il signor Di Mascio, prima che porti definitivamente, questo è, alla rovina il settore giovanile. I nostri colori non meritano di subire umiliazioni e sconfitte come quella di ieri pomeriggio a San Benedetto, dove il Teramo con l'Under 17 credo che abbia perso 5-1, ma con l'Under 15 ha vinto 1-3. Però sapete, insomma, il calcio giovanile riserva risultati anche particolari, insomma. Scusa, posso dire una cosa? Ho letto San Benedetto, no? Sì. Allora, mo, non c'entra niente col messaggio, però ho letto che il Papa, all'udienza, dopo averla data durante il Covid a Teramo, l'udienza Franco Chirelli l'ha data pure a San Benedetto. In che senso? Praticamente tutti gli elogi e complimenti. Vedete, il discorso quello è stampato col ciclostile. Cioè, invece di dire Franco ha detto Domenico, che sarebbe il presidente dell'anno. Le stesse cose. E dopo lui si piace, quello che ho fatto, la Serie C. Ma senti una cosa, direi una cosa. Ma la geografia l'hai studiata? No, se no, tra tu e il presidente della Serie D, uno dei due in geografia deve essere bocciato. Perché? Perché se la Serie D ha messo le sarde con le campane,
Tu perché ti ostini? Grande Franco, amico mio Franco, andate dietro a Franco, non vi fate sfuggire Franco, eh? Quando tu gli puoi dare, perché dici che Terra non gli dà la mano, quando tu gli devi dare non una mano, gli devi riconoscere la geografia, metti l'orbio al girone A. Prossimo messaggio, sono dati di fatto questi, sempre coach Cibelli, mi piacerà conoscerlo, si parla della teramanità, di voler tornare in ambiti a noi più consoni come atteggiamenti, eccetera, d'accordo. Ma ciò non significa che essere ambiziosi e provare ad investire un programma diverso come lo scorso anno con acquisti sulla carta ottimi sia sbagliato. Ci si prova perché si vorrebbe migliorare la nostra mentalità e realtà. Non si può leggerla così. Comunque Forza Teramo a prescindere, sì, la si può leggere anche come la leggi tu, grande coach Cibelli, solo che la si può leggere in egual misura anche come la legge Alfredo, come la legge Dodo, come la leggo io, come la legge Valbruni. Sono due chiavi di lettura, come suol dirsi. Prossimo messaggio. Dopo tutte le parole, diamo i meriti a Federico per aver scelto l'allenatore Paci. Lo abbiamo detto. Sì, sì, lo abbiamo detto, ma lui magari ha scritto prima. Comunque lo ribadiamo, è stato scelto da Sandro Federico. Ma Di Paolo Antonio non è andato da nessuna parte? Io, da quello che mi risulta, no. Nel senso che non ho letto. Beh, però è svincolato, quindi. È svincolato, può prendere squadra anche squadra domani. Anche domani, dopo domani. Certo è che ha giocato un campionato con i fiocchi lo scorso anno, a parte i 9 gol, ma è stato giudicato credo, anche tra i migliori. Credo anche che aspetti il contratto pure giusto, la, tentare di fare qualcosa di diverso dalla C, penso. Sarebbe pure, anche giusto. Insomma. Ci provò a Terni, ma non andò bene. In B. Sì. Prossimo messaggio. Luca scrive, questa squadra è il rovescio della medaglia dello scorso anno. Inoltre, avendolo in panchina un allenatore da campo che conosce le dinamiche dello spogliatoio e non un teorico, i risultati si cominciano a vedere. Un plauso al nostro allenatore, soprattutto perché vedo una squadra che inizia ad avere autostima e sta valutando i nostri calciatori, rivalutando i nostri calciatori che si erano un po' persi, vedi Lewandowski, vedete che ci sono i telespettatori veramente attenti e che leggono anche tra le righe. Continuate ad onorare la maglia, tutti a Monopoli, sicuramente incollati purtroppo al televisore e non presenti in quello quanto stadio. Quanto ci mancano le trasferte? Luca, mi fai dire una ci mancano. Tanto. Mi fai dire una cosa che volevo dire prima e che mi hai fatto tornare in mente tu, perché noi abbiamo reso anche noi omaggio a Michael, ragazzo sì, che io amo particolarmente, ma da sempre, assolutamente, da quando era ad Avezzano, quindi figuratevi un po'. Ma detto questo, poi il calcio è bello, no? Perché tu puoi vedere il ragazzino Viero che a Reggio Calabria ti mette i lari davanti alla porta con un calcio quasi da fermo e con la palla che fa 50 metri e cade lì e dici questo è un calciatore potenziale perché ha un calcio fantastico. E poi vediamo la palla che ha dato ieri a Rigoni a Bombaggi, perché è vero che il gol se l'ha inventato Bombaggi, ma ricordiamo tutti quel tocco di prima di esterno di Arrigoni che ha tagliato tutti gli avversari che gli erano intorno e poi da lì la bravura di Bombaggi anche per rendere ad Arrigoni quel che è suo, eh. Prossimo messaggio, mi dirà la regia quanti ne ha acquisiti. Mi spiegate cortesemente a cosa serve rimurginare sugli errori della scorsa stagione? Ci fa fare qualche punto in più? No, però ci fa ragionare meglio, ci fa fare valutazioni più giuste, ci rende un quadro della situazione più completo e ci permette di essere trasparenti come sempre siamo stati. Posso rispondere con una frase del grande Indro Montanelli? Sì. La storia di ognuno di noi ci precede, quindi nessuno può disconoscere il passato. Io invece dico che mi sarei aspettato un messaggio diverso. Forse le vostre trasmissioni ci hanno fatto ricredere che il calcio si fa diversamente da quello che si faceva l'anno scorso. Ancora messaggi, due messaggi prima di andare al giro finale. Avvocato, dove sei finito? L'avvocato era malatesta. A posto. Avevo letto bene. Avvocato malatesta sa che appena è libero può sedersi con noi senza preavviso. Cioè lui viene, apre la porta e noi apriamo lo studio. Quindi più di così. Manca anche a noi, Andrea, ma lo sa, ce lo scriviamo ogni tanto, quindi lo sa.
Ultimo messaggio della serata. Allora, Cianci, Martignago, Magnaghi, Minelli, Pinza, Uti, Birlighea, insieme non hanno fatto i gol di Infantino. Sei giocatori, dico sei. Iaconi si dovrebbe automultare. E questo è il pensiero finale tra i messaggi che sono arrivati, tanti, e altri che arrivano ma che non possiamo leggere perché saremmo già alla stretta finale. Come chiudiamo la trasmissione? Intanto Valbruni ci presenta il Monopoli, perché pensavo, in fondo, non giocare con il Foggia, la gara è stata rimandata nel turno infrasettimanale, ci sta bene, perché recuperiamo, no? Siamo stati già a Reggio Calabria, poi a Bari, quindi noi tiriamo il fiato e ci presentiamo meglio a Monopoli. E loro giocano? Anche loro non giocano. E invece scopro che ci sarebbe stata Monopoli-Trapani mercoledì, che non si giocano. No, non giocano neppure loro. Però dall'altra parte c'è il Foggia che è alla prima partita. Sì. E noi vediamo, saremmo venuti da un trittico di partite. È vero, quindi, è vero. Così. Comunque non abbiamo speso parole perché riapriremmo Supergol. Però appena dopo due giornate di campionato la Lega Pro deve rinunciare ad una potenziale protagonista che viene dalla B, che si chiama Trapani. Il Trapani oggi è stato escluso. Questo la dice lunga sul momento di difficoltà del calcio di Serie sì, C. Sì, però la dice anche lunga su quello che non funziona dove dovrebbe funzionare. Sì, entrambe le letture sono perché nella scrivere? Stanza ste squadre come se, vengono appunto, scritte. Perché nella stanza dei bottoni qualcosa non quadra, cioè non può essere. Non c'è dubbio. Però non apriamo un altro problema che magari affronteremo. Mister, però questo discorso, dimmi che il Monopoli non è la macchina da guerra dell'anno scorso. Volevo dire, innanzitutto, diciamo, in parte è stato anche cambiato il regolamento, perché prima erano quattro le partite e dopo veniva escluso, le hanno portate a due per non rivedere Mantova, eccetera. Sì, eccetera. Ho capito, però quindi, alla fine hanno escluso una squadra dopo poi due. Poi volevo fare una piccolissima osservazione, se me lo concedete, tecnica. Il Teramo è partito 15-20 minuti alla grande ieri, vedendo la partita. Alla grandissima. Questo un po' l'abbiamo pagato, lo sai, perché io sono convinto che in parte, secondo tempo, se eravamo più freschi, forse potevamo infilare due o tre volte. Però mister, in quel quarto d'ora siamo andati in vantaggio. Troppo forte, nel senso, in quel quarto d'ora siamo andati in vantaggio, non che lei sia andato in vantaggio nell'area loro, sei andato in vantaggio con un tiro da 25 metri. Sì, però stavi dominando la partita. Sì, però immagina se noi spendevamo, perché abbiamo fatto pressing su tutti, invece se c'eravamo un po', ecco, questo è il problema dei giovani, questo volevo far capire, che ci saranno 9 partite infrasettimanali, quindi se ci giochiamo queste cartucce a livello fisico, non lo so, vabbè, questa è una mia opinione, sbagliata sicuramente. Mister, abbiamo inserito altri due giovani oggi. Va bene, okay. Mia sbagliata. Squadra allora giovane. Volevo dire, il Monopoli, almeno in parte sembrava che fosse la stessa macchina da guerra, perché la vittoria non è. No, la vittoria di Juve Stabia, perché la Juve Stabia ha vinto fuori casa, quindi è una vittoria importante, ha fatto un 1-2, quindi vuol dire che qualcosa c'è. Poi ieri c'è stata questa sconfitta dove ha giocato malissimo, però mancano di quei giocatori importanti che hanno fatto questa squadra forte. È mancato di De Franco, che è andato a Potenza, lo stopper, anche se Giosia è bravo, però è mancato di è vecchio mo. Vabbè, ma te ne accorgerai domenica se è vecchio. Poi per quanto riguarda il centravanti Fella, è andato ad Avellino. Per quanto riguarda giocatore Carriero è rimasto a Parma in Serie A. Donnarumma è andato a Cittadella in Serie B. Quindi sono giocatori di un'importanza tale, sì, che sono venuti, diciamo, a mancare, diciamo, a questa squadra. Jefferson, centravanti che ci purgò, è andato a Padova, sì, quindi praticamente mancano di questi giocatori. Ogni modo, Scienza, che è io bravo, giudico un bravo allenatore, bravo, sì, oltre che è stato un centrocampista, quindi gli piace il possesso palle, gli piace giocare bene, eccetera, perché lui gioca me lo ricordo Torino, con la Reggiana, col Torino, io, col Catania, la Reggiana. Questo è il terzo anno che sta a Monopoli, quindi hanno preso un portiere del 2001, un ragazzo che è il settore giovanile dell'Inter, dove è stato anche portiere titolare la primavera, quindi un portiere affidabile, perché per metterlo titolare evidentemente hanno perso Antonino lo scorso anno,
c'avevano Antonino, quest'anno ha puntato Scienza su, invece a conoscenza nostra, Sales, che in questo campionato, sai, è un po' Tonino, una gatta, non mi piace, sicuramente, senza sicuramente, speranza. Però è uno cattivo, uno di categoria che, sì, anche se dico che in questa fase questi servono meno, perché non c'è quel pubblico, esatto, quindi a porte chiuse, quindi quella carica che ti può dare l'agonismo, come noi ci manca qualcosa, ed è per questo che i giovani stanno rendendo di più, perché questa pressione continua, non l'avverto, potrebbero, no? Avvertirla con la presenza del pubblico, sì, meno, giocano più liberamente. Giosa, vabbè. Poi c'è Giosa che ha 37 anni, però lo vedete giocare, me lo ricordate a Potenza che fu il perno principale della squadra, secondo me uno dei migliori giocatori, anche perché non lo devo scoprire io, ha giocato in Serie A, in A e B tanti anni, ha un curriculum importantissimo. Poi Mercadante, che c'era già lo scorso anno, e da 5 anni che sta a Monopoli, è uno che sta, loro praticamente il modulo loro è il 3-5-2, che sì, è classico di Scienza. Poi c'è Tazer, che l'anno scorso anno giocava, che se non ricordo male segnò pure il secondo gol, sì, qui. Sì. Poi c'è Paolucci, che abbiamo avuto a Teramo, sì, ragazzo, ex Regina. Per 2 anni l'abbiamo avuto un primo anno, poi l'abbiamo avuto seguentemente, che fece 26-27 partite, piccolino, rapido, sì, ex Pescara, è uno che, diciamo, a centrocampo adesso sta giocando. Poi c'è Giorno, che tecnicamente è bravo, ce l'avevano lo scorso anno, molto la lento, palla di prima, è un po' lentino, però tecnicamente è un po' bravo. Si compensa un po' con Piccini, che c'era già lo scorso anno. Tra parentesi, Sale e Giosa erano la coppia difensiva del Potenza, quindi Potenza ha fatto i playoff, evidentemente non erano talmente scarsi. Poi c'è, a sinistra hanno preso questo etiope, che è Zamborata, che è un 98, che, diciamo, c'è anche un esordio col Padova in Serie B, e hanno completato qui il centrocampo. Questo è forte. Davanti, sì, beh, questo è stato il mio cavallo, Starita, giocatore che lo scorso anno ha fatto 10 gol, forse su questo io avrei puntato. A Teramo ci ubriaco, sì, a con la Casertana. Ma perché è rapido, è uno che è veloce, è uno che conosce anche la porta. Forse era uno degli acquisti forse più importanti che ci... Che non potevamo era, anche fare. Che potevamo anche perché fare. Sei perché sei andato a Monopoli. No, ma anche perché Caserta era, diciamo, un po' una società che stava, doveva ripartire, eccetera, eccetera. Loro. Sicuramente lo potevamo. Hanno preso questo giocatore, Santoro, che ha fatto tanti campionati di Serie D. Quindi sì, è un esordiente. Ha fatto, negli ultimi 2 anni, ha fatto 28 gol in Serie D. Però sono quei giocatori, come noi adesso stiamo dicendo che Diakité è forte... può darsi che questo Santoro, ma non dimenticate che Santoro va bene, ma loro hanno preso Marilungo, vecchio quello che è, ma è sempre uno che ha fatto un la, giocatore, la sì, B, è sempre un giocatore che ti può creare dei problemi, sì. Poi c'è, vabbè, Starita e Santoro, poi c'è Guebre, che questo è Burkiva, Sudafrica orientale, eccetera, che stava a Rieti, centrocampista, il passo suo, Vassallo? Vassallo lo conosciamo, Vassallo è un bel giocatore, l'abbiamo visto qui con la Pistoiese, l'abbiamo Sud visto Tirol, col Sud Tirol, tecnicamente è molto molto bravo. Strano che non giochi. Beh, momentaneamente l'hanno preso da poco tempo, quindi vuol dire che ancora non è, non è pronto. E poi c'è Marilungo, che Spezia, vabbè, in B. Che quando a me lo scorso anno Marilungo piacque molto con la Ternana a Teramo. Mi piacque molto. No, ma anche perché lo vidi ancora integro fisicamente. L'Atalanta, il Cesena, la Sampdoria, il campionato di Serie A, e con lo Spezia fece capocannoniere, quindi non è un giocatore. Partendo dalla B di Lanciano, perché ce lo ricordiamo, sì, a Lanciano anche. Molto. Per quanto riguarda Vassallo, è anche un buon giocatore che potrebbe sostituire. È una buona squadra. È una discreta squadra, una squadra di categoria. Qualche dubbio non ci sono, se noi ci confermiamo con questa squadra di categoria, e allora gli stimoli che abbiamo con una squadra di grande, come poteva essere potenzialmente il Palermo e il Bari, lo dobbiamo dimostrare anche con queste squadre che lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto i playoff, e se noi confermiamo con questa squadra vuol dire che incominciamo ad essere una squadra vera. Anche perché, grazie mister, grazie per la puntualità, per la competenza, per l'illustrazione, grazie per tutto, anche perché, dicevo, la più brutta partita tra tante brutte eravamo partite, anche lì, giocate lo scorso anno, la disputammo a Monopoli, ci fecero due gol in 10 minuti, vabbè, finirono imbarazzanti. Imbarazzanti.
veramente molto imbarazzante. Molte volte imbarazzante. Quella fu una delle prestazioni più scialbe di tutto il pensierino finale della sera di Dodo e di Alfredo. Chi comincia? Dodo. Comincio io. Il mio è telegrafico. Io mi auguro che a Bonopoli si possa riportare i primi tre punti in trasferta. Alfredo. Io invece raccolgo le parole del mister, che dice che i giovani adesso stanno rendendo, e non lo sto prendendo in giro, perché non subiscono la pressione del pubblico. Quindi esorto il presidente Franco Iachini, siccome è stato il refren della serata di abbassare i prezzi, io dico a Franco Iachini: alza i prezzi, perché se alzi i prezzi i giovani li vendiamo un'altra volta tutti in Serie B. Bello. grazie ragazzi, grazie Dodo, grazie Alfredo, grazie mister. Ci saremmo visti tutti giovedì se avessimo giocato mercoledì, ma siccome mercoledì non giochiamo, rimandiamo Super Goal a lunedì prossimo, senza dimenticarvi che da Teleponte e da Econews è partito un settimanale di Serie D seguitissimo con ospiti prestigiosissimi venerdì scorso, e che ovviamente con Luigi Prosperi tornerà puntuale per il secondo numero venerdì prossimo, alla luce anche dei fatti di ieri. Grazie. Si parlerà pure del notaresco, non di Campitelli ma di Di Giovanni, no? Giusto, sì, per rispondere, mentre sì, Campitelli forse dovrebbe andare a Castelnuovo, ma questa è un'altra storia, ne parleremo. Grazie a Gilberto Marinozzi in regia, e Super Goal, ripeto, a lunedì prossimo. Grazie a tutti.